Amici sportivi, buonasera. È arrivato il momento tanto atteso, ma forse inaspettato, forse inopinato, forse non sperato dai tifosi bianconeri quest'anno, dopo la grande vittoria di domenica dell'anno scorso in quel di Tempio al 93esimo dei playout, quando il Sora evitò la retrocessione nella Serie D e riuscì ad espugnare il temibile campo sardo di Tempio, vincendo per 3-2 una gara di ritorno dei playout dopo aver pareggiato per 1-1 in casa. Un pareggio poteva significare, o meglio sicuramente avrebbe portato, il Sora in Serie D. Invece il Sora si è ricostruito, pur cambiando girone quest'anno, nel terribile girone centro-meridionale, quello C praticamente della Serie C2, affrontando compagini sicuramente di un certo spessore, soprattutto dal punto di vista agonistico. E alla vigilia nessuno avrebbe immaginato che il Sora quest'oggi, 27 maggio, sarebbe stato in campo per affrontare un'avversaria importante, blasonata come il Campobasso, per la semifinale dei play-off per il passaggio in Serie C1. C'è subito da dire che il Campobasso si è piazzato al secondo posto della classifica generale nella regular season, il Sora al quinto posto. Pertanto, in virtù del regolamento vigente, il Sora deve necessariamente uscire vittorioso da questi 180 minuti, 90 oggi a Sora, 90 domenica prossima a Campobasso. Un eventuale risultato di parità nelle due partite, nella somma dei risultati delle due partite, porterebbe il Campobasso in finale ed il Sora ad accontentarsi di rimanere in C2, risultato già sicuramente prestigioso per i bianconeri, squadra quest'anno costruita per una tranquilla salvezza, arrivata con abbondante anticipo, e quindi si era detto: dopo la salvezza acquisita ci togliamo altre soddisfazioni. È già una grandissima soddisfazione è quella di essere in campo oggi contro il Campobasso per giocarsi un eventuale finale che potrebbe poi dare la possibilità dell'accesso alla serie superiore della C1, che Sora ritroverebbe dopo qualche anno di assenza. Di fronte, dicevamo, a un Campobasso sicuramente una delle squadre migliori, meglio attrezzate nel campionato di C2 di quest'anno. Un leggero calo nella parte finale del campionato non ha permesso ai Lupi Molisani l'accesso diretto in C1, a vantaggio del Taranto, che nelle ultime gare ha fatto sempre o quasi bottino pieno, distaccandosi in vetta alla classifica. Il Campobasso cerca di recuperare in questi playoff, ma ha di fronte un avversario sicuramente difficile, che ha già battuto la formazione molisana il 25 aprile nella gara di recupero, quando il sabato prima di Pasqua la partita era stata rinviata per neve a Campobasso. Il Sora si è tolto la soddisfazione di espugnare il nuovo Romagnoli di Campobasso, vincendo per 1-0 e portando nel suo carniere tre punti importanti che poi gli hanno permesso di assestarsi al quinto posto per l'accesso ai playoff. Vediamo immediatamente le cifre di queste due squadre con lo stadio Claudio Tomei gremito in ogni ordine di posti, lasciata libera solo la tribunetta di fronte alla nostra postazione per dividere le tue tifoserie. D'altronde non è stata sufficiente la curva del Cavaliere per ospitare gli oltre 1500 tifosi molisani convenuti ad incitare la propria squadra. Il Campobasso in 34 gare ne ha vinte 18, pareggiate 7, perse 9, segnando 49 reti e subendone 33. Il Sora 34 partite, 13 vittorie, 13 pareggi, 8 sconfitte, 35 gol all'attivo, 30 al passivo. Vediamo il Sora in casa: su 17 partite ne ha vinte 10, perse 6, pareggiate 6, perse 1. Il Campobasso fuori casa, gara che inizia in questo momento, su 17 gare ne ha vinte 7, pareggiate 3, perse 7, 19 gol all'attivo, 19 al passivo. Grandi assenti nel Campobasso, soprattutto nel reparto avanzato, mancano i migliori realizzatori praticamente. Manca Corona, squalificato, 15 gol al suo attivo, manca Righi, infortunato, 8 gol al suo attivo, manca Piccioni, che tra l'altro è qui al nostro fianco in postazione, ha segnato 4 reti nella regular season. Nel Sora assente solo Di Pietro, ma è in panchina, ha avuto dei problemi ad un ginocchio ed è tenuto precauzionalmente in panchina in questa parte iniziale della gara.
Sora, schierato alla destra dei vostri teleschermi, attacca nel primo tempo verso sinistra con la consueta, la tradizionale casacca bianconera e pantaloncini bianchi. Maglia rosso-blu, anche i pantaloncini blu con bande laterali rosse per il campo basso. Pubblico delle grandi occasioni naturalmente, favorito anche da una giornata di sole dopo le abbondanti piogge cadute nei giorni scorsi che avevano addirittura messo in forse lo svolgimento regolare di questa gara. Pensate che l'altro ieri c'era circa un metro d'acqua sul terreno dello Sfera Cavallo. Le formazioni, campo basso con Gnudi, Marzini, Corazzini, Monari, Minadeo di Napoli, Minauda, Praino, Bello, Lopinto e Augliera. L'allenatore